Ragazzi, ben ritrovati in Link e bentornati su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Oggi continuiamo ancora una volta la storia del primo Yu-Gi-Oh! Siamo davvero vicino alla fine e oggi abbiamo Kaiba contro Ishizu perché siamo arrivati nello scorso episodio alle finali di Battle City. Quindi cominciamo. Mariko oramai si è rivelato e tutto quanto quello che è successo bene. Il prossimo duello era Mai contro il vero Marik. Marik era troppo potente e Mai finì nel Regno delle Ombre. La tua amica non avrebbe dovuto combattermi. Mi dispiace dirti che adesso lei sta pagando caramente il prezzo delle sue azioni. Bene. Va bene, fannulloni, liberate il campo per il prossimo duello. Fannulloni, addirittura. Stai calmino, eh. Il seguente duello era Kaiba contro Ishizu. È la stessa Ishizu che Yugi e Tai incontrarono al museo. Ed era l'ottava finalista. Questa è una bella sorpresa. Sì, ci incontriamo di nuovo, Seto Kaiba. Così sei venuto a riconquistare Obelisk. Sono qui per una cosa più importante. Sono qui per salvare mio fratello. Fratello? La mia collana del millennio ha il potere di farmi vedere gli eventi che devono ancora accadere. E in questo momento mi dice che tu perderai questo duello. La mia collana del millennio predice che la tua mancanza di fede sarà la tua rovina. Bene. In realtà lei fa vincere Seto perché gli dice tu evocherai questa carta e perderai. E allora Seto fa no, io non la evoco e quindi vinco. E infatti ha vinto. E devo vincere anch'io allora. Oh, questo drago bianco. Drago bianco inutile se non puoi evocarlo. Kaiba, Kaiba maledetto, destino silente, te lo tengo io a te silente. Posiziono cannone virus, evochiamo qua. No, evochiamo, giochiamo l'anfora. Drago bianco, maledetto, drago bianco! Cazzo te ne fai del drago bianco, Kaiba? Una carta inutile, se non puoi evocarla. Oddio Kaiba. Vai, un'altra volta. Non c'è il drago bianco, ma c'è Obelisk. Allora. Evochiamo il drago bianco. Abbiamo la carta per farlo. Regole antiche. E via in attacco. Bon. Ora però c'è un però. La signorina ha una carta che una volta attaccata ti fa tornare in mano il mostro attaccante. Quindi noi che facciamo? Se noi siamo bravi, fase di battaglia, attacchiamo con Vors il predatore. Ed eccola! Eccola! Come lo sapevo? Dopo tre duelli capisci, no? Ci arrivi con un minimo di pensamento. Non lo so cosa ho detto. Cosa? Che cosa? Due Obelisk? Perché? Perché due Obelisk? Kaiba, scopri, pesca una carta. Via. Kaiba, non, sono uno è falso sicuramente. Va a finire anche il terzo. Se hai il terzo Obelisk, addio. Ho capito. Hai pescato una più carte? No. Ok, allora, ragazzi, qual è il fatto qui? Qual è il fatto ora? Guardate voi che cosa faccio io. Io sono un pro e attacco questa. E non era quella lì. Bene. E non posso attaccare ora perché... Beh, vorrei evitare che il drago bianco mi torni in mano, no? Sapete com'è. Dai, dai. Avanti, vediamo che fa Ishizu. No. No, ok, attacca. Perfetto. Tac, rimpicciolire. Signori miei,
Ci siamo quasi, eh. Stavolta va. Stavolta va. Ishizu, cara mia, addios. Però è comunque inutile il drago bianco se non puoi evocarlo. La vittoria è mia. Molto impressionante, Kaiba. Sei riuscito a superare il destino che la mia collana del millennio mi ha mostrato. Ho vinto questo duello per le stesse ragioni per cui vincerò il torneo, le mie abilità superiori. Forse, ma tu mi hai insegnato una lezione importante sulla natura del destino, te ne sono grata. Avrò perso il duello, ma ho guadagnato qualcosa di molto più importante, la consapevolezza che per vincere la battaglia per lo spirito di mio fratello mi servirà il tuo aiuto, Kaiba. Credi quello che vuoi, Shizu. Io lo sto facendo solo per me stesso. Scontro nel Colosseo, Yugi contro Kaiba. Molti altri duellanti caddero sotto il potere di Marik, tipo Bakura e anche Joy. Peccato, contro ovviamente il drago alato di Ra. Yugi, non possiamo pensare a Joy adesso, o perderemo la concentrazione. Ricordati, per raggiungere Marik dobbiamo battere Kaiba. Bene, bene, Yugi. Infine ho deciso di farti vedere. Naturalmente, perdere questo duello è negare il mio destino. Risparmiami il dramma. Allora, dov'è? Non dov'è. Dov'è? Che ha tradotto sta roba? La mandria di fannulloni che ti aiuta sempre. Sono troppo impegnati a ricercare di risvegliare Willier dal suo pisolino? Joy è in pericolo ora! Più di quanto tu possa immaginare. Willier non avrebbe dovuto essere qui in primo luogo. L'avevo avvertito di non giocare contro i professionisti e se vuoi saperlo, ha ottenuto proprio quello che si meritava. Basta, Kaiba! Non hai idea di quanto pericoloso questo torneo del Monster si sia diventato. Ad ogni modo, combattiamo nel Colosseo perché no, Kaiba gli fa il discorso degli antichi romani che combattevano nel Colosseo per impressionarlo. Yugi fa ok, combattiamo. Yugi non proprio sempre tranquillo, non perde mai la calma. Ho perso il duello di carta, sasso e forbice. C'è da dire però che il deck stavolta di Kaiba è fatto apposta per evocare il drago bianco, a differenza di quello che avevo prima io. Non è vero, Kaiba? Eh? Maledizione. Attivo anche arte dell'evocatore. Prendiamo il teschio. Bene. Mettiamo la regina qui in difesa. Così ha lo stesso attacco. E dopo, se riesco a evocare il cavaliere del re, facciamo una bella cosina. Ci riesco. Ci riesco. Bene. Vai. Cavaliere del Jack. Ok. Entra in campo, baby. In attacco, grazie. Allora. Ti stai divertendo? Ragazzi, sapete che posso attivare polimerizzazione? Paladino oscuro, non l'ho mai evocata nella vita vera, anche perché non ce l'avevo. E però so, me l'hanno prestata per qualche duello perché avevo il combattente delle lame e il mago nero per farmi il figo, dico, ah, mo la evoco, mai riuscito. E combattiamo allora. E uno. E due. E tre. E 4. Yeah! Se Kaiba evoca il drago, comunque sia, io guadagno attacco con lui, quindi Kaiba è fregato. Ah, non lo fai, eh? Non lo fai, perdente! Vediamo che cosa hai giocato, eh? Avanti! Mazzanna, vediamo un po'. Ah, lui? Bene. Addio, regina. Mi dispiace, ma il teschio evocato è utile. Attacco con te. Attacco con te. E poi attacco anche con Paladino Oscuro. E vai. Mamma mia, che mano. Ci ho perso 2 volte però contro Kaiba. Mi sembrava giusto dirlo. Hai perso, Kaiba. Ti ho detto che il tuo odio e la tua sete di potere non avrebbero mai prevalso.
Ce l'ho fatta, ma devo ancora affrontare la mia battaglia più dura. Quando mi troverò faccia a faccia con Marik nel duello finale. Che avverrà oggi, ma dopo avremo altre cose, quindi... Scontro finale. È raggiunto il momento della finale. Yugi contro Marik, con il destino del mondo in bilico. Ho aspettato questo momento tutta la mia vita. Presto il tuo potere infinito sarà mio. Marik, non solo ti sconfiggerò, ma ti libererò dall'oscurità che ti controlla. Lo vedremo. Storia deck. Ah, inizio per primo, perché hai paura? Nell'anime invece inizio io, cioè non è che qualcuno frega nulla, no, inizio io e basta, loro decidono così mentre si trovano lì tranquilli. Allora, cavaliere della regina, qui, perfetto. Ho tre carte magie in mano che non mi servono a nulla. Quindi, niente. Sì, santuario del demone, evoca un segnamostro metallico, però perdi 1000 life point per tenerlo in vita. Ah, però. Il driller abbiamo, E sto cavoli, mo. Ma sto cavoli. Mi tocca giocare cavaliere del re in difesa. E con i cappelli magici, tra l'altro. Vediamo un po' che fa. Gelatina. No. Mi attacca con quella, quindi no. Ah, sì. Fermati. A meno difesa, mi stavo per sbagliare. Potevo usare distruggi carte, ma chissà quando la pescavo. Dai, e che cavolo, allora questo è culo. Scusami, almeno quello, dai, almeno 1000 life point. Niente, ho giocato un mostro in difesa con 1008 di difesa. Deve attaccarmi, ma insomma ci perde un po' di punti. Mi attacca per forza e ora perde altri 1500 punti, che non sono pochi. Potrei fare una cosa però. Bene. Ok, li evoco specialmente sul terreno, non importa la posizione, perché tanto ho il drago nero in mano. E lo attivo subito. Lo evoco subito, va? Sì. 1 e 2. Allora, gli distruggo ovviamente Drillago, perché, è pericoloso. Anche se non posso attaccare nel turno in cui attivo quella carta. Quindi, per questa volta lo termino. Vediamo che combina. Se lo potenzia ancora... Però... A meno che non può difenderlo. No! Non ho perso. Vero? Cosa? Perché? Boh, evoco un segno demone metallico. Ci provo. Vediamo un po'. Se magari a turno dopo posso evocare. Me l'ha distrutto lui, vabbè. Niente. Preferisce pagare 1000 life point per distruggermi i mostri piuttosto che attaccare. Marik, se pagavi 4900 punti... Non lo so. Non attacca. Non me ne faccio nulla di sti mostri. Proprio una mano proprio profumata. Mamma mia. Ah, cosa? Perché? Ma perché è scemo? Tanto non posso comunque fare nulla. Divertiti, Marik, divertiti. Ciao, ciao. Bene. Lo chiamo un po' la regina qua. Tanto non è che mi cambia qualcosa. Giusto per avere un mostro in campo. Bene. Ragazzi, io l'attivo. Cioè, non ho nulla in mano.
di interessante o che possa tornarmi utile. Ah, lui c'aveva il dragolato, quindi buono così. E niente, finiamo il turno. Boganian. No. Oio. Ma così non può attaccare, no? E va bene. Buono, allora. Peschiamo Dragonair. Bene. Cominciamo bene. Allora, attiviamo la carta magia qua per distruggergli il mostriciattolo. Si prende 1000 life point, però. Però, ragazzi. Bene. Perfetto. Che c'è qualcosa per difenderti? Sì. Bene. Continuo ad attaccare. No. A 3000 di difesa, che attacco. Il gioco certe volte ti prende per il culo proprio, eh. Vabbè. Pur di distruggermi il mostro, eh. Proprio smart play. Attacchiamo. Ah, non ha nulla. Bene, meno male. No, perché sai com'è. A un certo punto uno dice, ma beh, potrebbe essere che ha qualcosa, invece no. Meglio così. Ai. Sarà un mostro con meno di 1600 di difesa? Io lo spero. Avrei due. No, ho due mostri in campo. Non evoco il dragonero, no. Non posso farlo. Bene. E sarebbe uno spreco liberarsi di due mostri. Anche poi Gardena passa in attacco una volta che viene attaccato. Vabbè, tanto alla fine del turno va qui al cimitero, quindi ciao. Vedi che ho fatto bene. Lo sacrifica. Pezzetto di cazzo. Mi sta per uscire. Mi sta per uscire, ma sono trattenuto perché mi sono ricordato che posso evocare il drago. Bene. Questo guadagna 700 punti di attacco ogni standby phase del proprietario. E non è poco, ragazzi, non è poco. Non è poco per niente. Quindi è meglio eliminare subito il problema al qua. Oh. Buono. Vedi, però, la carta del santuario del demone non è proprio malvagia, se puoi evocare. Allora, si è giocato il mostro resuscitato, il Monster Reborn. Eccolo qua. Cavaliere del Re. Con cui attacchiamo subitissimo la carta coperta, che è... Buono. Attacco diretto del 2400. Buono. Ragazzi. Ragazzi, dai che me la sento. Dai che me la sento buona. Per 100 punti. Ma sul serio? Dopo 11 si arrabbia. Beh, quando è così. Già. Vediamo un po' che c'ha in mano, va. Altri due draghi alati di Racia aveva. Vabbè, attacchiamo. Forza riflessa. Cavoli. Devo farlo, raga, devo farlo. Devo farlo assolutamente. Pago 1000 life point e li distruggo. Ah no, prendo 5000 d'attacco, ecco. E niente, finiamo il turno. Potrebbe evocare comunque sia lui, ma metterebbe solo il mostro in difesa. Non ha nulla, bene. Basta che pesco un mostro.
Basterebbe pescare un mostro, ma non ce l'ho. Vabbè, vabbè. Beh. Ah, ce l'ha allora. Dai, su, peschiamo, peschiamo. Kuribo! Kuribo, il tuo momento di gloria è arrivato, Kuribo. Ma poi, scusa, che gli vuoi dire a Kuribo? Una palletta di pelo che ti attacca. O ti arriva lì. Gnì. E vince il duello grazie a Kuribo! Maestro Marik. Fratello, ti prego, dimmi che stai bene. Marik, è finita. Il tuo lato malvagio è stato bandito per sempre. È finita, mio grande faraone. Sì, e l'oscurità è sparita dal tuo cuore. Marik ha sopraffatto il male che lo aveva controllato per tanto tempo. Grande faraone, grazie. Hai salvato l'umanità. Noi l'abbiamo fatto. Non sarei stato vittorioso se non fosse stato per tutti voi. Faraone, ti assicuro che tutti coloro che sono stati banditi nel Regno delle Ombre torneranno. Grazie. Ho ancora un compito da eseguire prima che la mia missione sia completa. Vi mostrerò il segreto del potere del faraone inciso sulla mia schiena. Questi simboli sono stati tramandati dalla mia famiglia di generazione in generazione per 5.000 anni. Ci è stato insegnato che quando l'antico faraone salvò il mondo dalla distruzione, eliminò tutti i suoi ricordi. Ma sapeva che un giorno sarebbe tornato e avrebbe dovuto accedere alla sua memoria. Così ha affidato a una famiglia il suo più grande segreto, la chiave per sbloccare la sua mente e il suo potere. Ora che possiedi le tre carte divinità egizie e il puzzle del millennio, devi solamente leggere le parole sulla schiena di Marik. Sei così vicino. Ah, gli dà anche il bastone del millennio. E prendi anche questo, l'anello del millennio è più sicuro con te. Adesso che Yugi possedeva tutti gli oggetti del millennio e le tre carte divinità egizie, si assicurò che i giochi delle ombre non tornassero mai più. È fatta! Una nuova forza del male, sigillo di Orichalcos, ragazzi. Ragazzi, anche se questo non mi sembra, comunque, ragazzi, mancano 6 duelli, il che vuol dire 2 episodi in teoria, visto che faccio 3 duelli in genere ogni episodio. E abbiamo finito Battle City, ora arriva il sigillo di Orichalcos e poi lo scontro finale tra Yugi e il faraone, che però se non conoscete il nome evito di dirvi. Ad ogni modo ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo in descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!